Benvenuti a questo programma presentato a voi da Life Christian Center, un programma che è dedicato alla parola di Dio, il messaggio di salvezza e alla differenza che Cristo può fare nella nostra vita. Il nostro desiderio per voi è che tramite questa trasmissione ognuno possa gustare la presenza di Dio e sentire la voce dello Spirito parlare ai propri cuori. Salmo 122 dice: «Io mi sono rallegrato quando mi dissero: andiamo alla casa dell'Eterno». Salmo 84 dice: «Oh, quanto amabili sono le tue dimore, o Eterno degli eserciti! L'anima mia brama i cortili dell'Eterno, il mio cuore e la mia carne mandano gridi di gioia al Dio vivente. Beati coloro che abitano nella tua casa e ti lodano del continuo». So che alcuni di voi non potete venire in chiesa, ma la mia preghiera è che voi potete gustare la presenza di Dio nel posto dove siete. Così oggi vogliamo riunirci insieme, invitando lo Spirito Santo a venire nel luogo dove ci troviamo. Ascolteremo del canto e poi ascolteremo un pensiero dalla parola di Dio. Voglia Dio benedirci insieme oggi. Vogliamo pregare. Signore, veniamo davanti a Te in questo momento nel nome di Gesù. E Signore, vogliamo che Tu vieni con la Tua presenza e col Tuo Spirito ovunque ci troviamo. Signore, soprattutto vogliamo sentire la voce dello Spirito, che Tu parli ai nostri cuori. Tu conosci ogni bisogno nella nostra vita, Signore, e la nostra preghiera è che Tu arrivi, che Tu tocchi, Signore. Noi sgridiamo ogni attacco diabolico nel nome di Gesù. Fa che c'è la libertà dello Spirito affinché possiamo compiere la Tua volontà nella nostra vita. Vogliamo lodarti, glorificarti, avvicinarci sempre di più a Te. Sii glorificato nella nostra vita in questo tempo, e questo lo domandiamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen.
e dai libertà, oh Dio. Il libro del profeta Amos. Amos era un pastore e coltivatore di sicomori e visse vicino al confine tra il regno di Israele del nord e il regno di Giuda del sud. Il regno del nord aveva proclamato la sua indipendenza circa 150 anni prima. Nel capitolo 12 del primo libro dei Re leggiamo che all'epoca era governato da Geroboamo II, un leader militare di successo, il quale vinse molte battaglie, conquistò nuovi territori per Israele e generò ricchezza in abbondanza. Ma agli occhi dei profeti fu uno dei re peggiori di sempre. La sua ricchezza lo aveva spinto all'apatia e permise l'idolatria degli dei di Canaan. Questo lo portò a trascurare i poveri e a trattarli ingiustamente, fino ad arrivare al punto in cui Amos non ha potuto più trattenersi. Egli sentì che Dio lo stava esortando a viaggiare a piedi verso nord, fino a Betel, una città importante e con un grande tempio, per cominciare ad annunciare la parola di Dio al popolo. Questo libro consiste quindi in una raccolta di suoi sermoni, di testi poetici e di visioni da lui proclamate nel corso degli anni. Questo materiale fu redatto successivamente per dare al popolo di Dio un senso del suo messaggio divino al Regno del Nord, un messaggio che abbiamo bisogno di sentire ancora oggi. Il libro ha una struttura piuttosto chiara. I capitoli 1 e 2 sono composti da una serie di messaggi alle nazioni e a Israele. I capitoli dal 3 al 6 comprendono una raccolta di testi poetici che esprimono il messaggio di Amos al popolo di Israele e ai suoi leader. I capitoli dal 7 al 9 contengono una serie di visioni che Amos definì come descrizioni del giudizio imminente di Dio su Israele. Approfondiamo. Il libro comincia con una serie di brevi testi poetici che accusano di violenza e ingiustizia tutti i paesi confinanti con Israele. Questo è piuttosto strano perché il versetto d'apertura del libro dice che Amos avrebbe parlato contro Israele, ma vediamo come si sviluppa la storia. Mentre Amos nomina tutte queste nazioni confinanti, guardandole su una mappa, vediamo che sta creando un cerchio. Una volta che Amos ha chiuso questo cerchio, possiamo notare che Israele si trova proprio al centro, come un bersaglio nel mirino. E proprio contro Israele, Amos lancia un'accusa poetica 3 volte più lunga e più intensa di tutte le altre. Accusa i ricchi israeliti di ignorare i poveri e di permettere gravi ingiustizie nella loro terra, in particolare consentendo che i poveri vengano venduti come schiavi per i lavori forzati e poi continuando a negare loro una rappresentanza legale. E questa, chiede Amos, sarebbe la famiglia a cui una volta fu negata la giustizia e che fu ridotta in schiavitù in Egitto? La famiglia che Dio salvò dall'oppressione e dalla schiavitù? La festa è finita, dice Amos. Dio è stanco di sopportarvi. E l'inizio della sezione successiva spiega perché. Dio dice: «Voi soli ho conosciuto fra tutte le famiglie della terra». È un'allusione al capitolo 12 della Genesi, al modo in cui Dio aveva scelto la famiglia di Abramo per diventare la sua benedizione per tutte le nazioni. Dio dice: «Perciò vi castigherò per tutte le vostre trasgressioni». Israele aveva una grande missione e con essa una grande responsabilità. E per questa ragione il suo peccato e la sua ribellione portarono a gravi conseguenze.
Questa sezione riunisce molti dei testi poetici di Amos e vedremo che alcuni temi chiave si ripetono più e più volte. Innanzitutto, egli espone continuamente l'ipocrisia religiosa dei ricchi israeliti e dei leader. Descrive come siano sempre presenti alle riunioni religiose facendo offerte e sacrifici, ma nello stesso tempo trascurando i poveri e ignorando le ingiustizie. Amos dice che è tutta una farsa. In realtà a Dio non piace il loro culto, perché è completamente disgiunto dal modo in cui trattano il prossimo. Dio dice che una relazione autentica con Lui trasformerà necessariamente anche il modo di vivere le relazioni con gli altri. Dunque, l'esortazione di Amos a un'adorazione sincera mira a permettere che il diritto scorra come un fiume e la giustizia come un torrente perenne. Queste due parole sono importantissime per Amos e per tutti i profeti. La giustizia, o in ebraico tzedakah, si riferisce a un modello di relazioni giuste ed equilibrate tra le persone, a prescindere dalle differenze sociali. E la parola diritto, in ebraico mishpat, si riferisce alle azioni concrete intraprese per porre rimedio alle ingiustizie e per generare la giustizia. Entrambe devono pervadere la vita del popolo del patto di Dio, come un torrente in piena riempie il letto di un fiume asciutto. Il tema successivo sono le accuse ripetute di Amos contro l'idolatria di Israele. Ora ricordiamo che quando il regno del nord si separò da quello del sud di Giuda, il suo re costruì due nuovi templi, in rivalità con quello di Salomone a Gerusalemme, e collocò un vitello d'oro in ciascuno di essi, come possiamo leggere nel capitolo 12 del primo libro dei re. Da allora Israele non ha fatto altro che accumulare idoli adorando gli dei del sesso, del tempo e della guerra. Secondo il punto di vista del profeta, il culto di tali dei conduceva necessariamente all'ingiustizia, per la semplice ragione che essi non richiedono lo stesso livello di giustizia e rettitudine del Dio di Israele, per non menzionare il fatto che tali dei erano di per sé immorali, ma non il Dio di Israele, egli è diverso. Per tale ragione, gli è al contempo possibile dire «cercatemi e vivrete» e dire ad Israele «cercate il bene e non il male affinché viviate», il che implica che il vero culto del Dio creatore di Israele è sinonimo di un agire integro, di generosità e di giustizia. Quindi il tema finale di questi capitoli è l'arrivo del giorno del Signore, dovuto al rifiuto del messaggio di Amos e degli altri profeti da parte di Israele e del suo re. Si tratta di un grande e terribile atto di giustizia su Israele. In particolare, Amos predice la comparsa di una nazione potente che conquisterà e decimerà le loro città e condurrà il popolo in esilio. Sappiamo che queste previsioni si realizzarono. Circa 40 anni dopo, l'impero assiro arrivò di punto in bianco e fece esattamente quello che Amos aveva preannunciato. Il libro si conclude con una serie di visioni che Amos definì come rappresentazioni simboliche dell'imminente giorno del Signore. Amos vede Israele devastata da uno sciame di locuste e da un fuoco incandescente e infine ingoiata come un frutto troppo maturo. Nella visione finale Amos vede Dio colpire violentemente i pilastri del grande tempio degli idoli di Israele a Betel e l'intero edificio sgretolarsi. È un'immagine del giudizio di Dio sui leader e sugli dei di Israele. La loro fine è finalmente arrivata. Ma poi all'improvviso, nell'ultimo paragrafo, vediamo un barlume di speranza. Si riprende questa immagine di Israele come un edificio distrutto. Dio dice che un giorno farà risorgere la casa di Davide dalle macerie. In altre parole, egli porterà il futuro re messianico dalla discendenza di Davide e ricostruirà la famiglia del popolo di Dio, la quale, sorprendentemente, includerà i popoli di tutte le nazioni. In quel giorno, la devastazione causata dal peccato di Israele e dal giudizio di Dio sarà capovolta. Il paragrafo finale del libro è estremamente importante ed è l'unico segno di speranza dopo il giudizio. Ci aiuta anche a comprendere come questo libro esplora la complessa relazione tra la giustizia di Dio e la sua misericordia. Se Dio è buono, egli deve anche affrontare e giudicare la malvagità tra Israele e le nazioni. Ma i suoi scopi a lungo termine sono di ristabilire il suo mondo e costruire una nuova famiglia del patto. E così, attraverso le parole di Amos, ancora oggi riecheggia la sua esortazione ad imparare dall'ipocrisia e dal disastro di Israele e abbracciare una vera adorazione di questo Dio, che dovrebbe sempre portarci al diritto, alla giustizia e all'amore per il prossimo. Ed ecco di cosa tratta il libro di Amos. Voglio restare con te.
sentire gli angeli cantare ad una voce. Alleluia, Santo, Santo, Dio potente, grande io sono, Egli è degno, nessun altro. Fuggirà all'udire il nome del Re di Maestà. Nessuna potestà mai resisterà al potere e alla presenza del Grandio Son. Grandioso, grandioso.
voglio leggere due versi, Giona capitolo 4, leggendo dal verso 10. Giona capitolo 4, leggo dal verso 10. Parola di Dio dice: il Signore disse: tu hai pietà del vicino per il quale non ti sei affaticato, che tu non hai fatto crescere, che è nato in una notte è perito. E io non avrei pietà di Nineve, la gran città, nella quale si trovano più di 120.000 persone che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra, e tanta quantità di bestiame. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo per la tua parola e nostra preghiera è che questa parola porterà frutto per la tua gloria. Signore, fa che non c'è niente in me che impedisca questa tua parola. Signore, parla ai nostri cuori, soprattutto, Signore, fa che le nostre orecchie spirituali sono aperte per udire la voce tua in tutte le parole, Signore, che sentiremo la voce dello Spirito parlare ai nostri cuori ancora oggi. E questo lo domandiamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Siamo in una serie intitolata Risvegliaci, Signore, un bellissimo tema di poter condividere ancora insieme. Il titolo della serie viene dal Salmo 85: non ci darai nuovamente la vita, will you not revive us again, affinché il tuo popolo possa rallegrarsi in te. È il grido del salmista a Dio e credo che deve essere il grido del popolo di Dio. Signore, risvegliaci. Posso sentire un amen? La domanda che stiamo esaminando in questa serie è come possiamo sperimentare un risveglio. Prima di tutto nella nostra vita sappiamo che se ci sarà un risveglio nella nostra nazione, incomincia da noi. C'è il cantico che si cantava, il Signore risvegliaci, ma comincia ora da me. È da lì che incomincia il risveglio, incomincia da noi. E la domanda che stiamo esaminando, come possiamo sperimentare un risveglio nei nostri cuori, nella nostra chiesa, nella nazione? Per rispondere a questa domanda abbiamo esaminato alcuni dei risvegli del passato. Abbiamo esaminato sia i risvegli della storia che anche i risvegli della Bibbia. Abbiamo cercato di identificare dei segni del risveglio, gli elementi comuni ai risvegli che abbiamo avuto, che si sono avuto nel passato. E finora abbiamo esaminato due di questi principi. Il primo è che la preghiera è sempre stato un segno del risveglio. Cioè ogni volta che abbiamo visto un risveglio nel passato è sempre incominciato con un piccolo gruppo di persone che si sono incominciato a pregare, intercedere nella presenza del Signore. Hanno cominciato a dire: Signore, opera nella mia vita. E abbiamo visto alcune settimane fa, abbiamo parlato dei risvegli nelle nazioni, ma c'è stato anche un risveglio qui nella nostra nazione, in Sydney, Parramatta, se non mi sbaglio, dove alcuni fratelli hanno venuto insieme e hanno detto: noi continueremo a pregare 3 volte al giorno fin tanto che non vediamo un risveglio nella nostra chiesa. E dopo 2-3 settimane di pregare in questo modo hanno visto che Dio ha incominciato a risvegliare la sua chiesa e ha cominciato a fare grandi cose da loro. Ogni risveglio comincia da una cosa così semplice, la preghiera, dove persone incominciano a intercedere, dire: Signore, opera tra noi, non abbiamo bisogno di nessun'altra cosa ma che tu risvegli i nostri cuori. Seconda cosa è che c'è sempre stato un ritorno alla santità e alla consacrazione a Dio. E quando spendiamo del tempo nella presenza di Dio, Dio incomincia a parlare ai nostri cuori. Mentre intercediamo, mentre gridiamo al Signore, il Signore incomincia, lo Spirito Santo incomincia a parlare ai nostri cuori riguardo il peccato nella nostra vita. E noi pensiamo: sì, fratello, questo è un messaggio buono per la persona, per le persone nella chiesa, ma non per me. Ma la realtà che il peccato può essere, nessuno di noi siamo perfetti, può sentire un amen? Nessuno. È una delle cose che dobbiamo fare continuamente, esaminare i nostri cuori, dire: Signore, vedi se c'è qualche cosa in me che non va, scruta il mio cuore e mandami per la strada che va al cielo. E così dobbiamo, mentre noi intercediamo, il Signore incomincia a parlare
ai nostri cuori di cose che devono cambiare, è la convinzione dello Spirito Santo. E questo non è un sentimento di condanna, sappiamo che il nemico ci condanna, ma lo Spirito Santo ci convince di cose che devono cambiare nel nostro. La condanna sempre ci porta più lontano da Dio, la convinzione dello Spirito Santo è ci porta sempre nella presenza del Signore, è lo Spirito Santo che gentilmente ci convince di cose che devono cambiare nella nostra vita. Devi fermare queste, devi perdonarli, eccetera, eccetera. C'è un terzo segno di ogni risveglio, ed è mentre cerchiamo Dio, mentre ci consacriamo a Dio, mentre ci avviciniamo a Dio, Dio comincia a avere o mettere un peso nei nostri cuori riguardo la compassione per quelli che non conoscono il Signore. Il Signore incomincia a parlarci di quello che Lui sta facendo sulla terra. E una delle cose principali che il Signore fa è quello di arrivare a persone che sono lontani da Dio. C'è un bellissimo esempio di questo nella Bibbia, è la chiamata del profeta Isaia. Isaia è nella presenza del Signore, mentre lui nella presenza del Signore ha una visione di Dio, una visione così potente di Dio. E viene parlato in Isaia capitolo 6. Mentre lui è nella presenza di Dio, una delle cose che succede a lui subito è lui è conscio del peccato nella sua vita. E lui dice: c'è peccato sia in me che nella nazione in cui sto. È interessante, lui sta cercando il Signore, ha una visione del Signore, vicino al Signore, e poi subito c'è una convinzione nella sua vita riguardo il peccato nella sua vita. E mi piace perché il Signore non dice a lui: "Boh, devi peccare di meno. Perché stai peccando in questo modo? Devi fermarti." No. Il Signore si prende responsabilità per togliere il peccato dalla sua vita. Uno degli angeli va and put a burning coal in his mouth. E poi, appena è successo questo, il Dio fa una domanda. E chi manderò? Whom will I send? E Isaia dice: Signore, manda me. Preghiera, consacrazione, e poi manda me, Signore. E questi sono i tre segni, tre punti principali riguardo il risveglio. Che mentre incominciamo a avvicinarci al Signore, consacrarci, cominciamo ad avere un peso per quello che pesa il cuore di Dio. Dalla Genesi all'Apocalisse vediamo questo tema. Nella Genesi Dio disse ad Adamo ed Eva di non mangiare il frutto, come sappiamo mangiarono il frutto e poi si nascosero da Dio. E quale fu la risposta di Dio verso di loro? Aspetta che trova Adamo, aspetta che lo trovo. Che stava pensando mangiare questo frutto, disubbidire? Niente di questo. Dio era nel giardino dicendo: Adamo, dove sei? Adamo, dove sei? E Dio sta ancora chiedendo la stessa domanda a noi: dove siamo? Perché Dio vuole parlare con noi. Cioè, noi non possiamo parlare a Dio perché siamo perfetti, giusti, e per la misericordia di Cristo Gesù, la giustizia di Cristo, che possiamo entrare nella presenza di Dio. Nell'Apocalisse c'è Cristo che bussa alla porta della chiesa di Laodicea. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Immagina una chiesa che aveva chiusa la porta a Cristo. E Cristo che sta al di fuori della chiesa, bussando sulla porta: voglio entrare e cenare con voi. Immagina un po'. Immagina. E invece di Dio che sta arrabbiato con la chiesa, no, lui sta bussando sulla porta, dice: fammi entrare, voglio cenare con voi, voglio parlare con voi. Gesù disse in Luca: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chiocca raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Il cuore di Dio, Cristo che vedeva il popolo di Dio persi, lontani da Dio, lui vuole accoglierli a se stesso.
È il cuore di Dio, mentre lui vede la nostra nazione. Cosa vede Dio? Noi vediamo tutto il male che sta succedendo. Dio sta dicendo, Dio vede un popolo perso, lontano da lui, e lui dice, voglio accogliervi a me stesso. Ma voi non avete voluto. Parlando di Israele, Dio disse, io li attiravo con corde di umana gentilezza. Immagina un po', sta parlando del popolo di Dio che era lontano da lui. Io li attiravo con corde di umana gentilezza, con legami di amore. Ero per loro come chi solleva il giogo dal loro collo e mi piegavo per dar loro da mangiare. Ma essi rifiutarono di tornare a me, dice il Signore. Una delle mie preghiere principali nelle ultime settimane è stato, Signore, attiraci a te, attiraci a te, attiraci a te con corde gentili, con legami di amore, affinché possiamo cercarti e sperimentare la presenza di Dio e la tua presenza in pienezza. Signore, attiraci a te. Tanti di noi siamo distratti, è il nemico che ci distrae dalle cose principali. Parlo con la mia generazione, sempre occupati, parlo con voi, tanti di voi, sempre occupati, siamo sempre occupati, stiamo sempre correndo, dove stiamo andando nessuno lo sa, però c'è sempre da fare. La mia preghiera, Signore, attiraci a te, dacci una visione del regno di Dio, aiutaci a vedere quello che tu vedi nel mondo di oggi. Se vogliamo vedere un risveglio, dobbiamo commuoverci di ciò che commuove il cuore di Dio. Dobbiamo avere un cuore spezzato per ciò che spezza il cuore di Dio, triste per ciò che rende triste il cuore di Dio. E ciò che rende triste il cuore di Dio più di ogni altra cosa sono quelli che sono lontani da Lui. So, per aiutarci a capire questo punto, voglio che andiamo a vedere un altro risveglio nella Bibbia, è la storia di Giona e del cuore di Dio per una nazione lontana da Lui, Nineve. Il libro di Giona è un libro breve ed è l'unico libro che finisce con una domanda. Nell'ultimo verso dice, non dovrei io aver compassione per Nineve? Il più grande miracolo nel libro di Giona non è che fu inghiottito da un pesce, ma che Nineve si pentì. Nineve era la capitale di Assiria, era piena di idolatria, prostituzione, stregoneria. Più di questo, i niniviti erano violenti, un popolo violente. Erano come un modern ISIS che noi vediamo ancora nel mondo oggi. Uno scrittore disse di Nineve, bruciavano vivi i suoi nemici per adornare le sue pareti e le sue piramidi con le loro pelli. Nonostante la loro malvagità, questa città sperimentò un risveglio e tornò a Dio. E è scritto lì in questo piccolo libro chiamato Giona. Domanda per noi, cosa impariamo da questo piccolo libro? Il primo principio che impariamo è che il risveglio nella Chiesa precede il risveglio nella città. Il risveglio nella Chiesa precede il risveglio nella città. Prima che ci può essere un risveglio nella città, ci deve essere un risveglio nella Chiesa, ma non nella Chiesa totale in ognuno di noi. Noi sappiamo, non sappiamo molto di quest'uomo Giona, se non che fu chiamato da Dio di andare a Nineve. Giona capitolo 1 verso 1 dice, la parola del Signore fu rivolta a Giona figlio di Amittai in questi termini, alzati, va a Nineve e la gran città e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. Verso successivo ci dice cosa fece, ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis lontano dalla presenza del Signore. Lui fuggì pensando che poteva andare dalla presenza di Dio. Quando noi sappiamo che non possiamo mai andare lontano dalla presenza di Dio. Il Salmo 139 ci dice, ovunque andiamo, Dio è lì. Così invece di andare a Nineve va nella direzione opposta. Giona paga il biglietto sulla nave, la nave parte per Tarsis e Dio mandò una tempesta. E dove Giona nella tempesta? È nella base della barca addormentato. Immagina un po', questa situazione. Dio ha parlato a Giona, era chiaro, va a Nineve e predica a loro riguardo il fatto che sta per venire un giudizio.
che se non si pentino periranno. Dio aveva parlato chiarissimo a Giona, non era per sbaglio, non è che Giona ha pensato può farmi fare questo, no, era chiaro. E Giona non se ne importa, invece va nella direzione opposta. Più di questo, è profondamente addormentato in una tempesta nel fondo della barca. Io prego che questo non mai accadrà nella Chiesa. Che noi come Chiesa, quando sentiremo la voce dello Spirito Santo parlare ai nostri cuori, che obbederemo, e che ci sarà sempre un peso forte per coloro che sono lontani dal Signore. Prima che ci potesse essere un risveglio in Nineve, ci doveva essere un risveglio in Giona. Prima che ci può essere un risveglio nella città, ci deve essere un risveglio nella Chiesa. Così Dio mandò una tempesta forte e Giona fu gettato nel mare, come noi sappiamo, e fu inghiottito da un pesce. E cosa stava facendo nel ventre del pesce Giona? Una cosa che sicuramente non stava facendo è dormire. Ora è sveglio e sta pregando. Tante volte è una prova che ci porta alle nostre ginocchia per cercare. Bibbia dice, Giona capitolo 2, dal ventre del pesce Giona pregò il Signore, il suo Dio. E Giona, in quel posto scuro, lui non sa se vivrà o morirà, in quel posto ha un risveglio nel suo cuore. Lui disse, io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia ed egli mi ha risposto dalla profondità del soggiorno dei morti, ho gridato e tu hai udito la mia voce. La mia preghiera come Chiesa, che non dobbiamo aspettare per una crisi prima di iniziare a cercare Dio. Prego che possiamo avere compassione per la nostra nazione, la nostra città, i nostri familiari che non conoscono Cristo Gesù. Prego che noi vediamo la crisi nella nostra nazione che ci porta alla preghiera ed intercedere al Signore. Come Abacuc pregava, Signore, io ho udito il tuo messaggio e sono preso da timore, da vita all'opera tua nel corso degli anni, falla conoscere nell'ira, ricordati di aver pietà. Prima verità che Giona ci insegna è che il risveglio nella Chiesa precede il risveglio nella città. Secondo principio che Giona ci insegna è che lo scopo di un risveglio è quello di raggiungere quelli che non conoscono il Signore. Giona si pentì, gridò a Dio e la prima cosa che Dio gli disse è di tornare a Nineve. Giona 3, verso 1, la parola del Signore fu rivolta a Giona per la seconda volta in questi termini. Alzati, va a Nineve, la gran città, e proclama loro quello che io ho comandato. Il risveglio in Giona non era per Giona, ma era per Nineve. Alcuni di noi vogliamo un risveglio. Abbiamo sentito, parlato, abbiamo letto riguardo i risvegli del passato. Noi vogliamo un risveglio affinché noi possiamo vedere miracoli. Noi possiamo vedere Dio operare in un modo soprannaturale, che Dio risponde alle nostre preghiere. E tutto questo sono cose buone, non è una cosa male. Ma non è questo il motivo per cui Dio vuole muoversi tra di noi. Non è questo il motivo perché Dio vuole risvegliarci. Il motivo principale per un risveglio non è per me e te, ma il motivo principale perché Dio vuole raggiungere quelli che sono lontani da Lui. Dio è il pastore che cerca la pecora smarrita. Dio ancora il Dio che lascia le 99 e va in cerca di quella una che si è persa. Quanti noi siamo grati a Dio che è andato in cerca quella una? Noi eravamo quella una. Noi eravamo quella una pecora che abbiamo detto, no, fammi andare per la strada mia. Il pastore, il buon pastore, lasciato le 99, è venuto in cerca a me e te. Dio è la donna che cerca la moneta perduta. Lei non dice, beh, ce n'ho 9, se perdo uno che vale la pena, non è un problema. Ormai, no, lei cerca per
ogni soldo che è perduto. Dio è il padre nella storia del figlio prodigo, suo figlio si è ribellato, è andato fuori casa, il padre è triste, c'è una sedia vuota al suo tavolo. E ogni giorno egli cerca. Lui dice a se stesso, chissà oggi è il giorno che lui torna a casa. Padre non pensa, beh, ho due figli, almeno uno è obbediente, non importa se ne perdo uno. No, ogni figlio è importante e aspetta con ansia. Ha un peso nel suo cuore che non può essere soddisfatto fin tanto che il suo figlio non torna. E quando finalmente torna a casa, la Bibbia dice, ecco il cuore di Dio. Abbiamo un concetto così sbagliato di Dio tante volte. Il mondo ha un concetto di Dio sbagliato. Ecco il padre che è una figura di Dio. Guarda lui cosa fa. Ma il padre disse ai suoi servi, presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato. Ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo figlio mio era morto ed è tornato in vita, è stato risvegliato, era perduto ed è stato ritrovato, e si misero a fare una gran festa. Il risveglio non era per Giona, il risveglio era per Nineve. Così Dio disse, va a Nineve, e prego che questa mattina che Dio comincia a scuotere, sfidare i nostri cuori, dire Signore, per darci una nuova visione, suscitare fede in noi. Dobbiamo credere che Dio ancora salva oggi, che Dio può fare grandi cose oggi, che Dio ancora può trasformare il cuore dell'uomo. Prego che come Chiesa saremmo sempre chiari riguardo la missione, la visione della Chiesa. E che la missione per la Chiesa principalmente non è per me e te, ma è per quelli che sono lontani dal Signore. Grazie a Dio per i locali, grazie a Dio per tutto quello che abbiamo, ma questa non è la missione. La missione principale è quella di arrivare ad altri che non conoscono il Signore. Cristo disse la ragione perché aveva venuto è di cercare e salvare i perduti. Giona obbedì, andò a Nineve e cominciò a predicare. Il popolo rispose con preghiere, digiuno e si pentirono. Dissero, uomini e animali si coprono di sacco e gridano a Dio con forza. Ognuno si converta dalla sua malvagità. Forse Dio si ricrederà, si pentirà e spegnerà la sua ira ardente, così che noi non periamo. Nineve si pentì perché una persona ubbidì il Signore e predicò la verità. La verità finale che il libro di Giona ci insegna è che Dio si preoccupa di quelli che sono persi, i rotti, i feriti, quelli che sono lontani da Lui. C'è una bella figura di questo nel testo che abbiamo letto. Le persone ascoltano il messaggio, si pentino e Dio non manda il giudizio. E si pensasse che Giona forse era contento, ma invece era sconvolto, arrabbiato. Era arrabbiato perché Dio non distrusse la città di Nineve. La Bibbia dice, allora pregò e disse, oh Signore, non era forse questo che io dicevo mentre ero ancora nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis. Sapevo, mi piace questo, questa dichiarazione così bella. Lui dice, sapevo infatti che tu sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e di gran bontà, e che tu dipenti dal male minacciato. Dio, la vera ragione per cui me ne sono andato è perché io so tu chi sei, che tu sei un Dio misericordioso. Così Dio permise che una vite crescesse, gli diede ombra dal caldo e poi la vite muore. E Giona si arrabbiò molto per questo. E Dio disse a Giona, fai bene a irritarti, così a causa... musicians come. Così a causa del ricino, egli rispose, sì, faccio bene a irritarmi così fino a desiderare la morte. E il Signore disse, tu hai pietà del ricino per il quale non ti sei affaticato, che tu non hai fatto crescere, che è nato in una notte è perito. E non dovrei io avere compassione di Nineve, la gran città?
nella quale si trovano più di 120.000 persone che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra, tante quante le bestiamo. Se vogliamo avere un risveglio, abbiamo bisogno di essere commossi da ciò che commuove il cuore di Dio. Dobbiamo avere un cuore spezzato per ciò che spezza il cuore di Dio. Dobbiamo essere triste per ciò che fa triste il cuore di Dio. E ciò che pesa a Dio più di ogni altra cosa sono quelli che sono lontani da Lui. Prego che il peso di Dio diventa il nostro peso. Più ci avanziamo in età, più voi più di me, si comprende che un altro milione di dollari fa poca differenza nella nostra vita. Se no altri due, tre, quattro, che differenza fa nella nostra vita? Se avevo due, tre, quattro, cinque case, questo mi aiuta? No, non ci aiuterà. La cosa più importante è di vedere il Signore operare tra di noi. Cioè il desiderio più grande di dire: Signore, voglio vedere la tua gloria tra di noi. Perché questa è la cosa più forte che noi possiamo fare. Vedo la mia vita, e mentre non so la vostra età, ma sono più della metà. E se penso ai prossimi 10, 20, 30 anni, dico: Signore, non voglio vedere più del mondo. Grazie a Dio ho potuto andare a diverse nazioni. Grazie a Dio per quello che ho. Grazie a Dio per tutto quello. Ma il mio desiderio del mio cuore non è niente di quello. Sto dicendo: Signore, voglio vedere la tua gloria. Voglio vedere la tua gloria tra di noi. Voglio vedere un risveglio dove tantissime persone vengono a te. Non vengono a una chiesa, non vengono a una religione, no, vengono a te. Vedono la tua gloria e vogliono conoscerti in una maniera più profonda. Gesù spesso raccontava delle parabole per descrivere i principi del cielo. Raccontò una storia di un uomo che organizzò una festa, invitò la gente. Al tempo della festa tutti davano scusa perché non potevano venire. La Bibbia dice: il servo tornò a riferire queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo: va presto per le piazze, per le vie della città e conduci qua poveri, storpi, ciechi e zoppi. Poi il servo disse: signore, si è fatto come hai comandato, c'è ancora posto? Il signore disse al servo: va fuori per le strade e lunghe le siepi e costringili a entrare affinché la mia casa è piena. Padrone identificò quattro gruppi di persone: povere, storpi, ciechi, zoppi. Quattro tipi di persone che la quale Dio ha un peso per loro, compassione. Poveri rappresentano persone che hanno tutto ma non hanno nulla. Noi cantiamo il coro che dice: non sono ricco ma posseggo tutto. Ho il Signore. Questo è l'unico tesoro. Gesù dice: vieni a me perché ti insegnerò la vera ricchezza. Gesù parla dei storpi, c'è più di un modo in cui possiamo essere paralizzati. Gesù parla dei ciechi, di nuovo c'è più di un modo in cui possiamo essere ciechi. Possiamo vedere con i nostri occhi ma non vedere Dio. C'è più di un modo che possiamo essere zoppi. E Gesù dice: vieni a me perché c'è posto alla tavola. Molti di noi siamo qui oggi perché il Signore è venuto in cerca a noi. Noi eravamo il figlio ribello. Noi eravamo la moneta perduta, la pecora smarrita. Ma Dio nel suo amore è venuto in cerca di noi. Si è rivelato a noi per la sua grazia, per la sua misericordia. Ha toccato i nostri occhi, le nostre orecchie, noi abbiamo potuto vedere il Signore, udire la sua voce. Siamo stati trasformati, posso dire un amen? Dio ha avuto compassione per noi. E ora siamo nella fede.
Prego che noi sempre avremo un cuore per quelli che sono lontani da Dio. Il Signore dice a noi, dice a noi, vieni perché sei benvenuto alla tavola, la tavola è per te, vieni. Poi una volta che siamo venuti, abbiamo gustato quello che il Signore ha fatto per noi. La seconda cosa che il Signore ci dice, va per le strade, trova i ciechi, trova i zoppi e costringili a venire, perché voglio che la mia casa sia piena. Io prego che questo sarà sempre il cuore di questa Chiesa. Per suo amor.
spero che questo programma sia stato di benedizione alle anime vostre. Se avete bisogno di preghiera o desiderate una Bibbia o semplicemente volete più informazioni, telefonateci al 8232 55 56 dove potete richiederlo. Vi ringrazio per il vostro ascolto con la speranza di rivederci la settimana prossima. Prego che il Signore vi benedica. Arrivederci, a presto.